Ma l'asprezza dei toni che la dialettica politica ha recentemente assunto, e più in particolare la progressiva, crescente campagna contro la persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, che in molti casi travalica le regole del legittimo confronto democratico, finisce spesso per innescare una pericolosa spirale emulativa. Dopo la gravissima aggressione di domenica, è ripresa la proliferazione su alcuni social network come Facebook di gruppi che inneggiano l'aggressore del Premier e che, come già accaduto nel recente passato, incitano alla violenza nei confronti di Berlusconi. L'autorità giudiziaria è già stata attivata al riguardo, ma stiamo valutando ogni possibile iniziativa anche legislativa per procedere all'oscuramento di quei siti che diffondono messaggi di vera e propria istigazione a delinquere, con effetti che tutti purtroppo abbiamo visto.